Lo compri? Fai vedere? No, troppo caro. Io magari prendo questo. Che dici? L'ha scritto Bill Gates, l'uomo più ricco dell'universo. Ci sarà una buona idea dentro. Troppo caro. Mi stanno sul culo i libri, sono troppo cari. Ma è normale che la gente se ne compra uno all'anno e si compra Umberto Eco, che ne so. E poi mi stanno anche molto sul culo queste librerie, con questi commessi bastardi che appena entri, capito, ti dicono desidera. Scusi, c'è un libro che sto cercando ma non riesco a trovarlo. Forse è meglio. Dica, signora, dica pure. Grazie. C'è un libro che vorrei, me l'ha consigliato una collega a scuola, sì. Però mi dispiace, non ricordo l'autore. Mm-hmm. Il titolo era La profezia dei Celestini. La profezia dei Celestini. Dunque, signora, temo ci sia un piccolo problema di confusione sul titolo. Allora, lei si confonde fra La compagnia dei Celestini, Stefano Benni Feltrinelli, e La profezia di Celestino, James Redfield Corbaccio? Corbaccio. Corbaccio. Ha ragione. Calma, quello scusi un attimo, la prego. Deve sapere che il libro di James Redfield, La profezia di Celestino, è un libretto New Age del cazzo. E noi qui i libretti New Age del cazzo non li abbiamo. È vero, mai avuti. Ha sentito il collega? Invece, La compagnia dei Celestini è un bestseller e noi qui bestseller non ce li abbiamo, abbiamo solo libri di qualità. È chiaro? Chiaro? Sì. Prego, grazie signora, si accomodi, quella è la porta. Aria, vada! Io qui dentro non metto più piede. Su, su. Ma no, signora, non faccio. Ce va? La sdegolatezza pura che non ha a che fare col genio, mi salta. Oh, vabbè, sei di colore. Andiamo. Posso esserle utile? Ma vada al diavolo anche lei. Vabbè, io vado, Lucia, mi aspetta. Sì. Ma fa culo. Sono commosso, non dovevi. Ma niente. Anche io veramente avrei una cosa per te. Nennina, quello che volevo io, grazie. Va bene, figliolo. Ciao. Ciao. Ci aspetta. Salutami l'indianina. Ok.